I Nisseni rispondono positivamente ai progetti che puntano alla solidarietà. Questo sabato, infatti, molti cittadini hanno dato il loro contributo per la raccolta alimentare, organizzata dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, dal titolo Aiutaci ad aiutare. Un'iniziativa questa che si svolge a pochi giorni di distanza da un altro evento a scopo benefico, organizzato dallo stesso Comitato Nisseno, ed in particolare un torneo di burraco presso il centro polivalente Michele Abate. Numerosi volontari della Croce Rossa presenti davanti ad alcuni supermercati della città l'8 ottobre. Latte a lunga conservazione, biscotti, pannolini, omogenizzati, prodotti per l'igiene, pasta e formaggi sono alcuni degli alimenti richiesti per contribuire alla buona riuscita di un'iniziativa a sostegno di chi si trova in difficoltà. Il bisogno è tanto qui a Caltanissetta, le richieste di intervento a Croce Rossa Italiana sono quotidiane e sempre più numerose. La necessità nasce dal fatto che i viveri che vengono consegnati alla Comunità Europea e quindi alla GEA non sono sufficienti a poter soddisfare tutte le richieste. E quindi chiediamo ai cittadini nisseni di poterci dare una mano acquistando prodotti, in particolare prodotti per bambini, proprio perché la Comunità Europea attraverso la GEA non li fornisce e quindi abbiamo queste esigenza da dover soddisfare. Devo dire che è un bilancio abbastanza positivo perché i nisseni per l'ennesima volta rispondono a queste iniziative solidali che fa anche Croce Rossa, ma che fanno anche altre associazioni, ma è importante poter aderire anche con poco, anche con pochi alimenti che possono essere omogenizzati, pasta o latte, perché diventano molto utili nel concreto e nell'unione con tutte le necessità che ci sono per poter essere efficaci nel territorio. Caltanissetta vanta all'incirca 160 volontari, oggi abbiamo in servizio 30 volontari tra mattina e pomeriggio che si dedicano sia ai magazzini che alla raccolta all'interno dei supermercati.